Buongiorno a tutti, oggi siamo a Brusaporto dopo Saronno, la gara organizzata dal sottoscritto, e abbiamo la fortuna finalmente di avere qua il massimo esponente della marcia lombarda italiana, l'eccezionale Pietro Pastorini. Ecco a voi Pietro. Grazie dei complimenti, buongiorno a tutti, buona giornata di marcia a tutti. Mi chiamo Pietro Pastorini, come avete sentito, e sono colui il quale nel marzo del 69 ha iniziato questa avventura con il trofeo Frigerio. Era un momento un po' di crisi in Lombardia con la marcia, io e degli amici, in particolare Valdemaro Meneguzzo, purtroppo morto ormai da 35 anni, abbiamo inventato, anzi lui ha inventato un trofeo, e siccome l'anno prima era morto Frigerio, primo campione olimpico di marcia con ben 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Anversa e Parigi, abbiamo intitolato alla memoria il trofeo Frigerio, che ha nel suo DNA l'intento, la voglia di promuovere, di offrire ai ragazzi, giovani, meno giovani, grandi, storti, diritti, tutti possono partecipare a gare di marcia, affinché questa disciplina, che è molto facile da fare perché basta avere una strada e si può praticare, non c'è bisogno dell'impianto, ma si va, come potete ben vedere, come vedrete oggi qui sulle strade di Brusaporto, in centro al paese, davanti al municipio, a proporre la marcia. Questa disciplina dell'atletica leggera, che ha dato 8 medaglie d'oro alle Olimpiadi, ma nessun'altra disciplina di atletica ha vinto così tante medaglie, e la marcia l'ha fatto, la marcia che ha una grande tradizione. Purtroppo siamo in un periodo un po' difficile per vicende varie che non stiamo ad elencare, fatto sta è che l'atletica è in grossa difficoltà, e noi ovviamente lavoriamo con l'intento sempre di promuovere la nostra disciplina. Vi voglio solo dire che dal trofeo Frigerio sono partiti Didoni Michele, campione del mondo, Göteborg 95, Gianni Pericelli, vice campione del mondo della 50 km di marcia, Ivano Brugnetti, campione olimpico 2004 ad Atene, e tutti gli altri che hanno vestito la maglia azzurra e che hanno fatto medaglie. Persino la Rigaudo, benché abitasse in Piemonte, non c'erano gare, e da bambina con il suo allenatore, che si chiamava Bianco, il primo allenatore, veniva e praticava il Frigerio. Oggi sono contenta perché era da un po' di tempo che non apparivo a delle gare. Ho preso l'occasione per venire a Brusaporto, che è il paese del presidente della mia società e dove c'è anche una società collegata con molti ragazzini che marciano, e mi sono divertita più che altro. Sono contenta perché ho fatto anche un tempo buono marciando bene. Questa gara è andata bene, l'ho presa un po' come un test per la gara di settimana prossima ai campionati italiani a Cassino della 20 km. Dove spero di migliorare il mio personale e prendermi una piccola soddisfazione. La cosa più importante per noi era la partecipazione, ed è stata una partecipazione quantitativamente significativa per il trofeo Frigerio. Abbiamo collaudato un nuovo percorso che probabilmente ci potrebbe portare su questo percorso a fare qualche gara di livello superiore. Eh,
abbiamo una partecipazione che si aggira intorno ai 150 atleti, che vanno dai piccolissimi, abbiamo visto bambini delle prime classi elementari fino ai senior e ai campioni che hanno partecipato ai campionati italiani, ma anche oltre ai campionati mondiali. E sono i massimi livelli della specialità. È un'occasione per coinvolgere in una stessa giornata atleti piccolissimi all'inizio della disciplina e nello stesso tempo campioni. I piccoli seguono l'esempio dei grandi e per i grandi è un'occasione per offrire il loro contributo alla crescita della disciplina, e quindi partecipano con la passione di chi ama quello che fa. La gara si svolge per le strade del paese e questo consente anche di coinvolgere la popolazione. Qui abbiamo visto nella piazza di Brusaporto tante persone che a vario titolo si sono unite alla manifestazione. I ragazzi contenti, ha partecipato l'Avis e ha distribuito il tè e qualche dolce. Sponsor locali hanno sostenuto la manifestazione, l'amministrazione ha voluto fortemente questa gara a Brusaporto, perché effettivamente è una gara che coinvolge tutti.